Ciao, sono Timothy. Lavorando con un gruppo internazionale di designer ed architetti, abbiamo sviluppato il progetto Sikka. Il progetto Sikka è stato realizzato da Shapemode con la collaborazione degli studenti dell'Istituto NUMEN. Abbiamo partecipato al bando Design Competition per produrre un prototipo da esporre all'Expo Dubai 2020. La nostra idea è di dare forma a un tessuto elastico applicando strati di plastica con un processo innovativo di stampa 3D. L'11 aprile al Palazzo della Regione Lombardia il progetto è stato approvato e finanziato. Noi abbiamo lavorato su tessuti forniti da Piava Mitex e in particolare un tessuto fuori collezione. Attraverso il processo di stampa 3D e tintura abbiamo dato una vita nuova a questo prodotto. Il nostro processo era già stato testato in piccole dimensioni. Il progetto Sikka ha permesso per la prima volta di realizzarlo in grandi dimensioni. Fondamentale è stata questa stampante, la Delta Wasp 3MT, fornita dal nostro sponsor tecnico Wasp. La realizzazione di questo progetto è un grande risultato. Ora siamo pronti ad andare oltre nella sperimentazione. Vengono sul palco a ritirare il premio Timothy Lider e Salvatore Saldano. Prego. Eccoci qua alla fine del nostro percorso. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno supportato il progetto Sikka e soprattutto tutte le persone che negli anni hanno contribuito alla crescita di Shapemode. Senza di loro non saremmo qui. Grazie ancora. Sikka è un termine arabo che significa percorso, vicolo, binario. L'installazione Sikka è un percorso, così come quello che facciamo ogni giorno sperimentando.